Bentornati diavoletti, bentornate diavolette, sono qui nell'ascensore, ho appena schiacciato il piano, sono andata a ritirare questi pacchi, sono vestita praticamente in tuta e sono andata a ritirare questi pacchi e tutto il giorno che volevo vloggare non ho trovato veramente il tempo. Adesso invece mi ci metto, quindi se siete curiosi di sapere cosa c'è in questi pacchi, non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Ora finalmente arrivati i pacchi, sono a casa. Allora, vedete, questi tre pacchi in realtà sono i pacchi del giveaway e li ho preparati oggi e domani insomma li spedirò, quindi e niente, sono arrivati questi pacchettini qua che non so che cosa c'è dentro. Adesso mi munisco di taglierino, forbice o qualcosa e poi vediamo, li apriamo insieme. Ok, allora in pratica questo so già di chi è perché lo aspettavo, infatti qua vedo Occitan, per cui Adiositan, e non so cosa c'è dentro però. E questo, anche questo mi sa che lo aspettavo ed è per la mia make-up, postazione make-up, comunque per aiutarmi in quelle cose lì adesso. Ok, allora apriamo. Un sacco di roba colorata, quando vedo le robe colorate mi emoziono, ma che bello! Allora, una pochettina, ma che bello, è pesante anche. Guardate che bello con una ballerina e la figura della primavera. Mi sembra anche tipo una, sembra una bikini bag in realtà, perché sembra molto, il tessuto sembra molto impermeabile. Ah, ma c'è un biglietto personale, ma grazie. Allora, raga, non mi sto vergognando che ho gli sfoghi in faccia, però veramente ancora da gennaio non ce la posso fare. Andrò tra qualche giorno, vado dal dermatologo e poi insomma vedremo, perché purtroppo così non posso andare avanti. Allora, cara Eller, abbiamo il piacere di farti conoscere il mondo L'Occitane, brand che propone prodotti di bellezza e profumi sensoriali di alta qualità, ispirati all'arte di vivere mediterranea ed elaborati secondo i principi della fitoterapia e dell'aromaterapia. Ok, hanno vinto. Voi sapete che io sono aroma addicted, per cui utilizzare un prodotto L'Occitane è sempre un momento di benessere e di piacere senza paragoni, e questo lo condivido perché effettivamente non so se avete visto il mio vlog. Non so se avete visto il vlog dove andavo al femminile, c'erano anche la Sbi, c'era Carol, c'erano insomma altre YouTubers e mi hanno fatto provare la crema per le mani alla lavanda, buonissima veramente, per cui vi dico proprio strabuona. Ci farebbe piacere inviarti una graziosa trousse, che è questa, con all'interno i seguenti prodotti. Allora, li tiro fuori man mano che li leggo. Wow, sono tutte mini taglie. Io adesso devo andare, tra poco io parto, che vado all'estero per fare insomma dei lavoretti, farò anche dei vlog. E quindi sono contentissima che siano mini taglie, perché così me le posso portare. Allora, l'olio doccia alla mandorla 35 ml. Quindi sarà questo. Poi guardate che belli i packaging. Questi vengono assolutamente con me, assolutamente. Poi mandorla concentrato latte 20 ml. No, questo non c'è altro. Eccolo qua. Latte concentrato, latte di mandorla concentrato. Poi shampoo aromacologia. Questo. Poi crema mani alla rosa karité, che è questa sicuramente, perché le loro creme mani hanno proprio questo pack che è veramente molto carino, bellissimo. Ne ho anche un'altra che non mi ricordo però a che cos'è. È sempre una rosa, sempre un fiore, però non mi ricordo. Vabbè, questa. E poi saponetta Bon Mer. Allora, voi sapete, se conoscete il canale sapete quanto io, poi adesso basta, non c'è più niente,
Se conoscete il canale sapete quanto io possa adorare le saponette, perché sono praticamente addicted anche di quelle. E me le hanno spedite dalla Thailandia un ragazzo, un follower del canale, ed è rimasto in dogana il pacco, per cui stamattina, appunto, oltre a tutte le varie cose che ho dovuto fare, ho dovuto anche sbloccare il pacco dalla dogana. Però cavoli, poverino, si era anche messo proprio, cioè mi ha anche fatto un regalo, mi ha mandato un sacco di roba e me l'hanno fermata la dogana. Vabbè, fa niente, risolta anche questa cosa. Apriamo il secondo pacco. Allora, è praticamente un portatrucchi girevole che io ho bisogno di mettere lì vicino alla postazione dove mi trucco, perché sennò, ragazzi, cioè io non posso andare avanti in questo modo, perché ho tutto il divano bloccato. Voi dovete sapere che il divano in realtà è un po' come se fosse il mio ufficio, perché io avevo l'ufficio, però l'ho dato a Mr. X per fare, insomma, tutte le sue cose, tenere le cose, fotografie, editing, eccetera. Quindi io mi sono trasferita sul divano, anche perché sul divano sinceramente sono più comoda, sto bella seduta comoda, mezzo sdraiata. Il problema è appunto che, cioè in pratica il soggiorno di casa mia è come se fosse il mio ufficio, per cui diventa piuttosto difficile. E soprattutto quando ci sono i trucchi in giro, ciò non è bello. Per cui ho pensato di prendere questo. Ah, cavoli, che piatta questa scatola! Ho pensato di prendere questo, l'ho preso in bianco in realtà io, e dovrebbero starci tante cosine, lo metterò sul bracciolo del divano e dovrebbe fare da una parte arredamento, dall'altra parte comunque dovrebbe essere una cosa comoda per tenere i trucchi. Quindi adesso provo a vedere, sarà sicuramente da montare. Allora, dato che alcune di voi mi chiedevano della dieta, io sto facendo una dieta proteica, però ho già finito la fase, diciamo così, delle proteine acute, per cui adesso posso tornare a mangiare anche altre cose, per cui ho deciso di fare una vellutata di zucca con queste zucche che sono le zucche dell'orto dei miei genitori, e mia mamma me le ha tagliate a cubetti, le ho congelate e adesso andrò a fare la vellutata con questo. E poi ho preparato le teglie per fare del pesce. Per la vellutata ci serve olio extravergine di oliva, che lo prendo adesso, zucca e acqua, che è quella lì. E con tutto ciò faremo la vellutata, chiarissima, ma faremo la vellutata col bimbi, perché io non so usare altri tipi di macchinari, però col bimbi faccio praticamente tutto. Allora, innanzitutto bisogna mettere l'olio. E mettiamo 10 o 15 di olio. Questo è l'olio della nonna di Mr. X, per cui insomma siamo sicuri che è olio buono e non è olio strano. Lo fa soffriggere 3 minuti, 100 gradi, tappino, velocità 1, e si aspetta. Nel frattempo vado ad aprire la zucca. E io adesso vado a preparare il resto. Ok, il forno è pronto, per cui io prendo il pesciolino, prendo questi per Mr. X, che è un bambino, per me che sono a dieta. Allora, qui c'è lo spada con semplicemente un filo d'olio extravergine, perché veramente sennò non riesco neanche a mangiarlo,
un po' di prezzemolo che avevo precedentemente congelato e tritato. E poi lì ci sono invece i due merluzzini per Mister X. Adesso io metto tutto in forno, frullo la vellutata di zucca che è pronta, dopodiché apparecchio e si mangia. Io direi che è piaciuta. Ed ecco il secondo, il mio pesce spada e il merluzzo. Ok, l'atmosfera è ancora un pochettino autunnale, però ci sta. Lì ho messo il contenitore, ne ho messo sopra proprio qualcosina e poi ci sono le mie agende, il Mac, il quale monto. Adesso mi metto qua. Con il video e i prodotti finiti che vedrete. Non so se lo vedrete prima o dopo di questo vlog. Penso che pubblicherò prima il vlog. Ragazzi, che dire, vi saluto. Mi raccomando, seguite il canale. Vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo vlog. Se l'avete fatto e volete lasciarmi un commentino con un cuoricino, io saprò che siete arrivati fino a qua. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, ovviamente vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.